Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Uncharted The Lost Legacy e dobbiamo placare Nadine. Io temo che non ci riusciremo. Ok. Cavolo, quella è Nadine. Oh, ora c'è davvero dentro fino al collo. Devo raggiungerla. Sì, dobbiamo decisamente raggiungerla perché questo è il mio 4x4, vero? Addio ai miei antidolorifici, fantastico. Stavo dicendo, dobbiamo raggiungerla perché ora ce l'avrà con tutti, con me, con Sam, con Asav, vorrà uccidere tutti quanti conoscendola. Quindi dobbiamo farla ragionare e fermarla. Non credo che Chloe volesse fregarla, sinceramente. Mi sembravano andare abbastanza d'accordo, quindi non credo che la volesse fregare. Secondo me l'ha presa abbastanza in simpatia e Chloe, chi prende in simpatia, raramente lo frega. Abbiamo visto anche come si comporta con Drake e con tutti quanti. Non penso che voglia fregarla. Provato qualcosa? Non ancora. Beh, teniamo gli occhi aperti. Ok, allora sono 1, 2, 3. Non possono essere lontane. Il carro armato. Ne ho visti 3 e il carro armato. Da questa parte, di là. Di là non c'è nessuno. Strano. 4, ce n'è uno anche sotto, vedi? Ok. Allora, prima di tutti facciamo fuori questo qua in alto perché... 5, ne è sbucato un altro, vedi? Dicevo, prima di tutti secchiamo questo qua sopra. Perché è quello con la visuale più ampia. Ho sentito che il C4 fa d'accordo con i corazzati. Ah, devo cercare il C4, ok. Signore, lei poteva aspettare un secondo. Sarei salita e l'avrei uccisa con molta classe. Adesso mi tocca aspettare che faccia tutto il giro di nuovo. Però quel tipo là è senza elmetto, potrei anche sparargli. Adesso con calma. Ok. Questo melter non me ne frega. Come l'ho lisciato? Ok. Ce n'era uno sotto, vero? Dove sarà finito quello sotto? Me ne ero dimenticata. Mi è venuto in mente ora, meno male. Lei pensa di spostarsi da lì prima o poi o... Signor carro armato, mi scusi. Ah, eccolo, vedi? Tiralo, 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 tiralo. Ok. Sto carro armato mi ha rotto le scatole. Adesso inizio ad attaccargli del C4, vai. Ho sbagliato tasto. Non ci tiro, porca miseria. Troppo lontano. C'era uno qua, giusto? Ah no, gli ho sparato, che imbecille. Devo andarlo a riprendere. Si potrà, boh. Faccio fuori sto tizio e provo ad andarlo a riprendere. Stai buono lì, tu. Tu non hai visto assolutamente niente. Niente. Esatto. Niente. Ok, c'è solo quello. Sì. Che tra l'altro è senza elmetto. Potrei anche fare una pazzia. C'è uno là sopra, però. Saluti, saluti. Quasi quasi la pazzia la faccio. Sta andando quello lì. Ma dai! Ma dai! Ma perché funziona così da schifo la mira su questo gioco? Porca miseria, guarda come... Cioè, non l'ho preso due volte che era fermo qui, che si stava muovendo subito. Ma è possibile sta cosa qui? È normale una cosa del genere, ditemi. Ora voglio provare ad andare a riprendere il C4 appena passa sto coso. Anche se in realtà ci passa proprio sopra, potrei anche lasciarlo lì, eh. Cacchio.
Sono un ninja invisibile della morte, altro C4? Grandissimo. Niente munizioni per la mia pistoletta, però. Va bene, fa niente. Ok, preso. Pian piano lo riempio, guarda. Quello lassù ha un cappellino. Non credo sia un elmetto. Mentre questo qui ha un elmetto. Sta tornando? Li ho finiti però, peccato. Ma quel tizio là ha dei lanciarazzi. O delle frecce, no? Un lanciarazzi quello. Palesemente un lanciarazzi. E niente. Sono in una posizione un po' del cavolo. No, devo venire via da qua. No, stiamo bassi. Adesso appena passa, cerco di tornare indietro. Vai. Fatta, ok, è fatta. Ok. Così ho anche un indicatore sul carro armato, guarda che bello. Niente. No, ti dovresti mettere... Brava, Chloe. Mi vedrà da qua il carro armato, porca miseria. No, un punto un po' del cavolo. Ti prego non vedermi. Ti prego no. No, no. No, no, grandissimo. No, non rischio, sono troppo lontano. Non voglio rischiare di finire malissimo. Allora, mi serve dell'erba alta, tipo quella. Ok. Farò una corsa felina. Al prossimo passaggio. Ce n'è un altro? Ma dai! Due ce ne sono. Girati. Bravissimo. Ok. Sì, ha un cappellino. Quello credo di poterlo colpire. Piuttosto, c'è altra gente, no? Perché qua appaiono come i funghi. No, perfetto. Devo trovare il modo di far fuori questo. Io farei fuori prima il signorino là in alto, però. Se è possibile. Qua dentro? Ok. Sono in un punto del cavolo. Spero che questo non... Vieni, maledetto, vieni. Vieni da me, sì, vieni. Maledetto, fatto. Con calmissima. Non è stata un'ottima idea. Forse non c'è neanche bisogno di sparargli a questo, perché è talmente scemo. Esatto. Che viene qui. Dammi mio, tutto mio. Allora, ci sono altri due aggeggi là. Ok. Non c'è modo di arrivarci. Cioè, sì, in realtà ci sono i modi. Sì, in realtà c'è il modo. C'è dell'altro C4, l'ho visto. Dovrei passare lì dietro. Allora, dovrei potermi nascondere in teoria qua, ok. Se io passo... C'è del C4, se io passo lì, è fatta. Però voglio buttare ancora un po' di C4 su quell'aggeggio. Ce n'è un altro anche là sotto di C4. C'è Nadine? Nadine? Quella è Nadine. Voglio provare a raggiungerla. Ora mando in malora tutti i miei piani di morte perché voglio provare a raggiungere Nadine. Attenzione tutti, eh. Adesso butto il C4 sul camion e poi vado da Nadine. C4 sul camion, glielo buttiamo da qua, visto che è tanto comodo questo posto. Guarda che bello che è. E no! Non c'è speranza con quel E niente, ma visto! Muorici!
Ok, niente, volevo fare le robe stealth. Con chi stai parlando? Giusto, qua c'è anche il mio fucile. È caduto qua sotto, giusto? Esatto. Ma non si era rotto? Ne è arrivato un altro? Ora sei nei guai. Tiro sul piano. Piano, piano. Apri il fuoco. Io questa. Allora, devo vedere da dove mi stanno sparando. Io non sto capendo. C'è uno lì, l'ho visto. Si sono spostati tutti. Ce n'erano due, porca miseria. Ce n'erano due. Guarda quanti sono. Ce n'erano due. Brava Nadine. Quindi mi sta aiutando Nadine. Da dove mi sparano? Io non capisco. Io non capi, non comprendo. È inutile. Non sto capendo. Dove sono cicciati fuori tutti. Io non li vedo, ragazzi. È inutile. Ah, ecco, uno è qua. Non lo farai. Non lo farai. C'è anche quella da aprire. Chissà che cosa c'è lì dentro. C'è qualcosa che sta sparando di nuovo. Sento un altro, un'altra macchina infernale. Provo a raggiungere Nadine. Ah, eccola. Ah no, è un tipo, ok. Ok. La musica è andata. Nadine, non ce la puoi fare mai da sola. Parlale. Non le parli? No, per me stai lì. Spingi, spingi. Prima vado ad aprire la cassa. Spingi, spingi. No, dai, non mi serve. E non mi serve più. Niente, non lo prendo. Starei ore a guardarla. Serve una mano? Non mi parli? Ecco. Dai. Prego comunque. Mo ti arriva un altro pugnocchio. Mi hai mentito spudoratamente. Non ti ho mentito. Ho solo tralasciato la parte su Sam. Incredibile. Senti, Asava è in vantaggio e noi dobbiamo correre. Noi? Oh, no. Dai. Senti, io... Dimmi tutto. Ok, sarò del tutto sincera. Ho bisogno di te. E pensarci un po' prima. E tu hai bisogno di me per la zanna. Lo so, ho sbagliato, d'accordo? E queste le chiameresti scuse. Certo! Se possono servire a trattenerti, sì, certo. Senti, qui abbiamo entrambe qualcosa da perdere, non è così? Perché sia chiaro, la mia priorità è la zanna, non Sam Drake. E di certo non tu. Quindi non mi prendi più quando cado? Dai! Fino ad ora siamo andate alla grande, io cadevo e tu mi prendevi al volo... No? Chloe, stai molto attenta a dove metti i piedoni, perché credo che ci lascerà precipitare sto giro. Temo che faremo un tuffo. Che stai facendo? Mi assicuro che non ci seguono. È una buona idea. Tu sei sicura che c'è un'altra uscita, vero? Tu lo sai di per certo che c'è un'altra uscita, vero? Che poi, mi assicuro non ci seguono. Noi abbiamo tirato una leva, la vedranno anche loro, temo. Non è che sono ciechi. Che è sto coso? C'è un buco qua? Sì, c'è un buco. Sono dimenticati un po' di texture. Che diavolo combinano? Temo stiano facendo esplodere tutto. Nadine style. Questo signorotto mi sta dicendo, tu non puoi passare, proprio così, con molta nonchalance mi sta dicendo questo, ma io vado lo stesso, non mi frega, aiuto! Ha fatto gling gling? Ha fatto gling gling. Dove? No, aspetta. Aspetta, aspetta, gling gling, aspetta, 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 dove? Qua. Cos'è? Che brutto. Io dico che brutto. Aspetta che qua c'era una roba da interagiare. Che mi prenda un colpo.
Oh, wow. I re facevano entrare i loro sudditi da queste gallerie. Cosa? Non abbiamo trovato l'ingresso. Abbiamo trovato la porta di servizio. Sono bravissimi comunque questi Aesala. Cioè, se hanno inciso tutte queste cose, sono bravissimi. Ok. Sembra un pozzo a gradini. Non ti interessa? Shh, hai sentito? Sì, ora sì. Cos'è stato? Allora, Uncharted 4 è il primo Uncharted nel quale il paranormale è assente. Anche qui, vero? Non c'è niente di paranormale. Che bello, ho visto un pipistrellino in primo piano fichissimo. Perché mi sembra una tigre? Cosa si avvicina? Mi sembra una tigre, vi giuro. Per me c'è una tigre qua sotto. Voglio sapere... È là dentro. Dov'è? No, si è spento. Quindi è sopra lì. Danno, se non lo sto vedendo, ragazzi. Se ci sono sopra non lo sto vedendo, probabilmente. Perché sta facendo un rumore incredibile questo aggeggio. Provo a vedere se riesco a salire qua sopra. È qui? Sì, ok. Mamma mia, siete dei... No, dai! È un elefante! Aiutiamolo! Possiamo aiutarlo in qualche modo, dai! Nadine, aiutami! Leviamo ste... di là! Aspetta, eh! Va tutto bene. È intrappolata. Ma non credo sia ferita. Cavolo, quelle esplosioni devono aver causato il crollo. Perché cacchio ci fa un elefante qua sotto? Va tutto bene. Però sta facendo il rumore di una tigre, non sta facendo il rumore di un elefante, porca miseria. Ti tireremo fuori. Forza, forza, forza. Ok. Ok. No, aspetta un attimo. Mantieni la calma. Stai parlando con me o all'elefante? Entrambi? Lo sto accarezzando? Piano. Dai! Con calma. Ok, allora. Dove mi porti? Dove ci porta? Non ne ho idea. Beh, dove vuole. Posso guidarla? No, posso fare sbirulin sbirulin con la testa. Aiuto! Vuoi assaggiare? Tieni. Dai! Perché sono ste cavolate che rendono sto gioco bellissimo. Guardala! Bella lei! O lui! Ancora uno. Tieni. Finiti. Dove mi porti? Buon appetito. Opla. Posso accarezzarlo ancora? Dai. Bellissimo. Faccio sbirulin sbirulin con la testa, vai. Sta inquadrando quello che vuole, io non posso muoverla la telecamera. Allora, ti sei calmata un po', Nadine? L'elefante ha aiutato? Tu che sei fanatica delle scimmie, questo è un elefante, è più bello. Non sono portata per i rapporti interpersonali. Sei un idiota egoista. Senti chi parla. Già. È vero. Sono un idiota egoista. No. Almeno lo ammetti. Beh, sentito, papà? In fondo ho preso qualcosa da te.
Che è successo con tuo padre? Era il tipo di persona che non si arrende. Il Ministero della Cultura si offrì di finanziare la sua ennesima spedizione. Perché quella volta, diceva lui, aveva trovato qualcosa di grosso. Trovava sempre qualcosa di grosso. Ma i banditi assalirono il suo campo e le autorità locali l'hanno trovato tempo dopo. Quindi lo sei sicura che è morto al 100%? Mi dispiace. Oh, no. Aveva fatto la sua scelta. Quindi? Senti, Fraser, adesso... Che sta facendo? Caricando, credo. Digli di fermarsi. Perché? Parlo elefantese? Sembra che la situazione si stia sistemando. Forse Nadine ha capito che Chloe non voleva proprio fregarla in qualche modo, ma aveva semplicemente paura che lei le dicesse: se c'è un Drake io non ti aiuto assolutamente. E quindi forse ha omesso di dirgli che c'era il più noioso, fastidioso e orribile dei Drake presenti nella zona. Io avrei reagito come Nadine, avrei tirato un pugno a lei e poi avrei tirato un pugno a Sam, anzi spero che quando lo incontri ne tiri 7 o 8 di pugni, perché Sam se ne merita tutti. Comunque, come sempre vi ricordo di lasciare un commento sotto, un like al video e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.